Manacas in parrocchia abbiamo avuto la presenza del vescovo, è venuto a celebrare la messa della domenica con noi, anche celebrando in questi giorni la novena di preparazione alla festa della Virgen della Caridad del Cobre, che è la patrona di Cuba e anche la patrona della nostra parrocchia. È venuto a celebrare la messa di alcuni adulti, signore e giovani adolescenti delle nostre comunità, della missione, hanno ricevuto il sacramento della cresima, la confermazione. 10 adulti, i 4 giovani adolescenti della nostra parrocchia. Come ha spiegato bene il vescovo nella sua omelia, sì, per noi anche qua, per Manacas, per Cuba, ricevere il sacramento della cresima e confermare l'impegno del battesimo, il compromesso con la Chiesa e soprattutto con il Signore. E poi anche attraverso proprio il segno dell'unzione, rinnovare il dono dello Spirito Santo nella loro vita, per essere nella vita di tutti i giorni, chi nel lavoro, chi già appunto pensionato, oppure nella scuola, essere testimone di Gesù, essere testimone dell'amore di Dio, del regno di Dio, annunciando la parola, la parola di Dio con le parole, soprattutto poi con i fatti, con i gesti. Vienen allá y dos muchachos, ¿verdad? En el coro, que no son de los nuestros, ¿verdad? Son dos de los jóvenes que han venido con el padre Mauricio y con el padre Francisco, ¿verdad? Gracias. Se ven, pónganse de pie los muchachos que nos visitan. Hay otro escondido por allá atrás, ¿eh? ¿Se ponen de pie ustedes? Claro que sí, ¿eh? Y aquel otro que está ahí.